Ciao amici blucerchiati, approfittiamo di questa pausa per gli impegni delle squadre nazionali per fare un primo bilancio di questo inizio di stagione, di queste prime 7 giornate del campionato 2020-2021 della Sampdoria. Lavoreremo e ragioneremo per reparti. Iniziamo quindi oggi dalla difesa, un reparto decisivo per l'idea di Claudio Ranieri, che da quando è arrivato alla Samp l'anno scorso ha voluto innanzitutto, come primissima cosa, dare equilibrio a questa squadra. E guardando anche le statistiche, direi che ci è riuscito. In questo avvio di campionato, la Samp al momento è decima, quindi esattamente a metà della classifica, con 11 gol fatti e 11 gol subiti, in linea con gli obiettivi annunciati a inizio stagione. Analizziamo i singoli, partiamo dalla porta, dal portiere. Emi Laudero, ottimo inizio di campionato del italo-indonesiano, sempre sicuro tra i pali, già un paio di parate da cartolina in questo avvio di stagione. Mi riferisco a quelle sui colpi di testa di Mancini contro il Benevento sul 2-0 e di Zapata quando la Samp era in vantaggio 1-0 nel derby, poi finito 1-1. Ha acquistato, secondo me, maggiore confidenza con i piedi, anche se la Samp non è una squadra che palleggia e costruisce dal basso, però i rinvii sia col destro sia col sinistro sono sempre molto puliti. Uno di questi è stato l'assist a Valerio Verre per il gol importantissimo del 2-1 a Firenze. Capitolo rigori, qualcuno fa notare come non sia esattamente un pararigori l'ex portiere di Venezia e Juventus. Effettivamente la statistica è carente per Audero da questo punto di vista. In carriera ne ha parati 3 su 31 che si è trovato a fronteggiare. Con la maglia della Samp la statistica è 1 parato su 16 subiti. Ha Caputo dell'Empoli, all'epoca in una Samp Empoli poi vinto dai Toscani 2-1, tra l'altro parata inutile perché poi purtroppo per Audero segnò Di Lorenzo sul tap-in seguente. Piccola curiosità dei rigori, 3 parati in carriera. Uno l'ha parato con la maglia del Venezia nei playoff contro il Palermo, stagione 17-18, l'ha parato alla favorita, all'attaccante del Palermo che quel giorno si presentò sul dischetto, cioè Nino Lagumina, oggi suo compagno di squadra. Passiamo alla difesa, partendo dal terzino destro, l'unico che abbiamo visto all'opera in questa stagione, Bartosz Berezinski, il nazionale polacco, sempre in campo dall'inizio, mai sostituito. Punto di forza e fedelissimo evidentemente di mister Ranieri, è un terzino che ormai abbiamo imparato a conoscere, più di posizione che di spinta. La Samp preferisce attaccare sul lato sinistro con Augello e poi parleremo anche del terzino ex Spezia. Bartosz Berezinski, dicevamo, lo conosciamo, discreto in fase sia propositiva sia difensiva. Rimangono purtroppo negli occhi i suoi errori che quando arrivano sono particolarmente grossolani e spesso anche molto costosi, nel senso che costano punti. Vedi il gol del 2-0 subito a Torino contro la Juventus, il gol di Bonucci, rischiava di essere molto pesante, ma in quel caso alla Samp è andata bene perché il Genoa ha sprecato l'errore con la palla persa sull'attacco di Zajc nel derby, errore che ci ha ricordato un'altra palla persa grave, in quel caso sì, costò la sconfitta nel derby dell'estate scorsa, con il gol poi del 2-1 per il rossoblù di Lehrager. Reparto centrale, sono stati 3 i centrali che abbiamo visto all'opera. Ranieri ha iniziato nelle prime 2 partite con la coppia Tonelli-Colley per poi affidarsi a Yoshida insieme al centrale toscano. Partiamo proprio da Lorenzo Tonelli, sempre in campo, quindi lui sì, punto fermo, ha saltato soltanto il secondo tempo contro la Juventus. È evidentemente un giocatore a cui il mister romano si affida per la sua maggiore esperienza nel nostro campionato. È un giocatore che è stato formato nel lavoro nella linea A4 da Maurizio Sarri in carriera e poi l'ha voluto anche Giampaolo, quindi sicuramente non gli mancano personalità e leadership, non gli manca neanche tanta fisicità, a volte troppa. Tanto che sono 5 i cartellini gialli in 7 partite, l'ultimo nella partita di sabato persa a Cagliari che gli costa la squalifica, non sarà a disposizione alla ripresa del campionato contro il Bologna. Yoshida è stato dalla terza di campionato, dalla partita di Firenze, il suo compagno di reparto, ottimo il rendimento del centrale giapponese che partirà, è stato convocato dalla nazionale giapponese per le due amichevoli
in questi 10 giorni contro Messico e Panama. Buona notizia, il Giappone gioca questa amichevole in Europa, gioca in Austria, quindi non sarà un viaggio lungo per il centrale arrivato dal Southampton. Molto pulito, l'abbiamo visto in impostazione, cosa invece in cui fa un po' più fatica Tonelli, anche perché Tonelli gioca centrale di sinistra ed è un po', fa un po' più fatica essendo destro di piede. Invece grande sicurezza per Yoshida, capace di lanciare e toccare sia col destro che col sinistro. È stato secondo me il migliore in campo nel derby pareggiato 2 partite fa, e per quanto riguarda gli 11 blu cerchiati. Yoshida che si trova molto a suo agio, secondo me, quando la Samp si difende in modo compatto, cioè nella maggior parte delle sue esibizioni. Fa un po' più fatica quando ha campo e metri da coprire alle spalle. In una circostanza simile nasce il gol del 2-0 del Cagliari di Nandez, grande merito al centrocampista uruguagio, ma responsabilità anche da parte di Yoshida. Gol simili sono arrivati l'anno scorso contro la Roma, i 2 gol di Dzeko all'Olimpico. Entrambe palle lunghe che scavalcano Yoshida, e anche il gol di Lasagna, sempre nel girone di ritorno scorso, con l'attaccante dell'Udinese che scappa a Yoshida e porta in vantaggio l'Udinese. Poi la Samp vincerà quella partita 3-1. Dicevamo, Yoshida che ha preso dalla terza giornata il posto da titolare a scapito di Omar Colley, che messo in panchina contro la Fiorentina, anche perché diciamo protagonista di voci di mercato che lo vedevano partente, quindi non al 100% dal punto di vista psicologico, secondo Ranieri. Ranieri che però ha trovato la quadra con la coppia formata dal giapponese e dal centrale toscano da quella partita in poi. Quindi non abbiamo più visto Colley, che pure aveva iniziato anche trovando il gol alla seconda contro il Benevento. Però in quelle 2 partite, Juve e Benevento, la Samp prese 6 dei suoi 11 totali, quindi ci ha rimesso Colley, che però è stato bravo a farsi trovare pronto nella partita, pur non particolarmente impegnativa, di Coppa contro la Salernitana. Anche lui parte con la nazionale, lui va a giocare 2 gare importanti per la qualificazione alla Coppa d'Africa con la sua selezione, quella del Gambia, impegnato in 2 partite contro il Gabon. Chiudiamo i titolari della difesa con Tommaso Augello, forse la nota più lieta, la migliore sorpresa di questo avvio di campionato, il rendimento del terzino lombardo ex Spezia, sulla scia comunque di una finale di stagione scorsa già ottimo, che gli aveva consentito di prendere il posto da titolare a scapito di Nicola Murru. La specialità della casa ormai abbiamo imparato a conoscerla, la discesa sulla fascia sinistra con cross, e in questo modo ha messo in porta Quagliarella per il gol dell'1-0 contro la Lazio. A me piace anche la sua lucidità in fase di impostazione, sa quando fare il lungolinea, sa quando appoggiarsi centralmente sui mediani e su Ekdal, che di solito gioca dalla sua parte. Difensivamente discreto, ovviamente l'errore è pesante, quello del retropassaggio e l'espulsione a Cagliari, perché sostanzialmente è costato la partita contro i sardi, ma non scalfisce. L'ottima impressione, semmai raffredda un pochino gli entusiasmi forse eccessivi che c'erano stati intorno a lui, tanto da parlare prematuramente di possibile convocazione in nazionale con la selezione di Roberto Mancini. Chiudiamo il reparto difensivo con le possibili alternative. La società ha puntato in questo senso, nella fase del mercato estivo, breve in questo caso, su Regini e Ferrari. Ha deciso di affidarsi a questi 2 giocatori, probabilmente per la loro duttilità. Entrambi possono fare dalla loro parte sia il terzino sia il centrale. Regini probabilmente lo vedremo all'opera contro il Bologna, proprio per la squalifica di Augello, a meno che, come fatto a Cagliari, Ranieri non decida di spostare Berezinski a sinistra e magari mettere proprio Ferrari a destra, anche se Ferrari, il terzino destro in carriera, l'ha fatto sia col Bologna sia con il Verona, mai da quando è alla Samp. Sia Giampaolo sia Ranieri l'hanno utilizzato con ottimi risultati da difensore centrale. Entrambi sono stati bravi a farsi trovare pronti nella partita contro la Salernitana di Coppa Italia, nella quale abbiamo visto anche Kai Kerocha, esordio in prima squadra per il centrale brasiliano. Lì lo abbiamo visto però da terzino destro, secondo me un po' adattato fisicamente come struttura. È un giocatore che probabilmente dà il meglio di sé nel cuore della difesa, ma comunque prematuro ancora considerarlo per le rotazioni da titolare in prima squadra. Direi che per la difesa è tutto.
prossimi video dedicati a centrocampo e attacco nei prossimi giorni. Nel frattempo, se avete piacere, fateci sapere che cosa ne pensate commentando questo video qui sotto. Grazie a tutti, alla prossima!